Io vado in vacanza con la mia ragazza a Terrasini, Paese Verde, Pizzedomo, ci si perde. Guardando i faraioni mi vengono tante emozioni, poi vado alla Meduzza ed è proprio Nicuzza. Nella praiola c'è tanta gente con un viso divertente che si gusta un buon gelato. Se un souvenir comprerai, in questo mare ti divertirai. La musica, la festa e questo mare ti farà pensare ad una romantica e acquatica estate. Siamo andati a vedere Piazza Duomo, il municipio, Lungomare Peppino in passato, Villa San Giuseppe, e la panchina di Rosa Balestrelli, la scritta Love e basta. Poi ci siamo seduti al lungomare, che un signore ci ha raccontato, ci ha suonato con la fisarmonica. Allora, in questa settimana abbiamo proposto vari giochi ai bambini, giochi di gruppo, giochi d'acqua o giochi con la pittura. Il fine ultimo del progetto Un'estate da cartolina è quello di realizzare attraverso un percorso formativo delle cartoline che rappresentano il territorio di Terrasini. I primi incontri sono stati di conoscenza e di cooperazione, quelli centrali finalizzati appunto alla realizzazione di questi disegni, e quelli successivi saranno dedicati per lo più a realizzare queste cartoline in maniera più precisa e rappresentativa appunto del territorio. Tutto è stato anticipato da un'uscita di gruppo nel paese di Terrasini, dove ci sono state delle persone che ci hanno accolto, delle persone appunto del territorio, che ci hanno illustrato non solo i posti più belli di Terrasini, ma ci hanno anche raccontato la storia del paese. Abbiamo dipinto, poi abbiamo creato alcune poesie, altre erano delle canzoni. E poi ci siamo divertiti ballando. Allora, l'obiettivo era quello di valorizzare appunto le ricchezze del territorio di Terrasini. Per conoscere meglio il nostro paese. Che Terrasini è bella. Abbiamo diviso i bambini per gruppi e ogni gruppo ha lavorato ad un diverso posto di Terrasini e ha realizzato un disegno che riguardasse appunto il luogo, e in seguito, tramite una votazione, hanno deciso quale dei disegni fosse quello che rappresentasse, diciamo, di più il territorio. Sono state allestite appunto nelle varie aule, pensate come se fossero delle stanze da museo. I bambini sono entrati, hanno osservato i loro disegni e poi alla fine hanno dato una loro votazione e hanno scelto gli ultimi due. Proprio per lasciare un'impronta di tutti i bambini in queste cartoline, abbiamo proposto la tecnica del collage, dove i bambini, osservando le restanti disegni, li hanno ritagliati e posti sulle cartoline da loro scelti. La parte del collage, cioè la parte dove loro ritagliano una parte del disegno, è tanto importante come la scelta finale della cartolina, proprio perché non vuol dire che gli altri disegni da quelli scelti non volevano essere votati, ma con questo collage abbiamo imparato che tutti i disegni erano messi in quello e quindi ci siamo sentiti tutti speciali. Praticamente l'abbiamo presi dai disegni che avevamo fatto ieri alcuni di noi, quelli che non erano stati scelti per fare le cartoline. E lo scopo era questo, migliorare i disegni dei nostri compagni, così poi gli abitanti di Terrasini avrebbero visto il disegno di qualcuno in particolare, però migliorato anche dai compagni. Che i disegni degli altri bambini non erano apprezzati, erano sempre apprezzati dalla maggioranza, ma quelli avevano avuto più votazioni. Questo soltanto dalla maggioranza.
proviamo a far socializzare i bambini per cercare di creare un gruppo che sia coeso, un gruppo che sia compatto, appunto perché poi nelle attività seguenti che riguardano la realizzazione delle cartoline, appunto i bambini sono divisi in gruppo e c'è bisogno di cooperazione. E invece di stare sempre a fare qualcosa di un altro tipo, è più bello giocare insieme. Questo qua ci ha insegnato di lavorare insieme, perché all'inizio non ci conoscevamo e con questo laboratorio ci siamo conosciuti di più. No, è importante giocare, non è importante vincere. Che stando insieme ti sta più vicino. Dipingere e anche giocare con i palloncini, beh, tutto porterei dietro la mia vita di questa esperienza. Perché per me è stato un gioco bello però poi mi dispiace che oggi è l'ultimo giorno. Ci vorrei andare ancora, però non si possa andare. Dalla scritta Love puoi ammirare un tramonto vicino al mare e se qualcosa vuoi comprare nelle bancarelle devi andare. Seduto sulla panchina di Rosa Balistreri, il cantautore racconta i propri pensieri. Tra le sue note e le sue canzoni Piazza Duomo esce fuori perché Terra Sei regala emozioni. Supernatural view is not what you feel.